la maglia Salvarani, quando la mia generazione era piccola, era bambina, la immaginava con tutti i colori del mondo e ci arrivava in casa in bianco e nero. Nel 1965, quando Felice Gimondi vinse il suo primo Tour de France, non aveva neanche 23 anni. E quindi noi diciamo spesso che il ciclismo ha memoria e questa memoria ci ha portato qui oggi, insieme con il direttore di Resport, Auro Bulbarelli, per raccontare, per salutare una grande del ciclismo. Felice Gimondi scomparso a 76 anni venerdì scorso. Lo faremo con la leggerezza, lo faremo con il rigore che ha caratterizzato la vita di Felice Gimondi e lo faremo con grande rispetto, giusto Auro? Buongiorno a tutti e ben ritrovati con noi. Intanto un grazie alla famiglia di Felice che ha consentito l'ingresso alle telecamere in chiesa in questa giornata di tristezza, perché se ne va un gigante dello sport, se n'è andato da atleta nuotando, non ha fatto un giorno d'ospedale, questa è l'unica consolazione che possiamo rilevare. Siamo subito in diretta, lo vedo pronto con Alberto Ambrogi dalla chiesa di Paladina. Alle 11 comincerà la funzione funebre, c'è tantissima gente in questo piccolo centro della Val Brembana. A te Alberto. Sì, forse mai tanta gente qui a Paladina per portare un omaggio a un grande campione. Noi siamo con Maurizio Fondri, siamo uno dei tanti campioni che sono venuti qui, tanti ex colleghi e ere più recenti. Parlavamo con Maurizio, un ricordo dell'uomo. Dell'uomo io non ho, purtroppo non ho corso con lui, aveva già smesso da un po', però ho vissuto un po' tutta la mia carriera professionistica con lui abbastanza vicino, perché lui è sempre stato testimone della Bianchi, quindi era sempre presente alle corse. Però sono due aneddoti che mi piace ricordare. Uno, avevo appena smesso di correre e c'era una massaggiatrice americana che organizzava un gran fondo per beneficenza sul lago di Como e mi ricordo. Noi ex corridori andammo, c'ero io, c'era Bugno, c'erano degli altri campioni e c'era anche Felice Gimondi che era a piedi, non era in bicicletta, però eravamo solo noi, c'erano solamente 5-6 partecipanti e questo è un episodio che mi fa sorridere, no? E ricordo Felice che anche in un'occasione così, direi drammatica, perché eravamo cinque campioni con pochissima gente, ha avuto sempre parole così di allegria. L'ultimo episodio invece è stata una gran fondo a Salisburgo, alla Eddy Merckx Classic, quindi è venuto eravamo 10 ex campioni del mondo e abbiamo trascorso 2 giorni con lui e con Eddy, nei quali raccontavano le loro battaglie. Penso che un ricordo così sia incredibile. Grazie mille a Maurizio Fondrest. Noi qui abbiamo altri ospiti. Dimmi tu, Auro, cosa possiamo fare? Ecco, tra poco torniamo, Alberto, appena avrai qualcuno ai tuoi microfoni. Tra l'altro non ci sarà Eddy Merckx oggi presente ai funerali. Eddy Merckx ha detto, proprio commentando la morte di Felice Gimondi, ha detto: questa volta ho perso io, un amico, un rivale. Hanno, come dire, dato vita non soltanto a una battaglia, no? Ma hanno rappresentato un'epoca, un periodo, 10 anni dello sport, 10 anni dello sport che aveva bisogno il ciclismo di trovare i campioni, gli eredi di coppi, questa rivalità così forte che ha in qualche modo monopolizzato il ciclismo. Ieri c'è stata la camera ardente, Alessandra, la salma di Felice è arrivata dalla Sicilia perché l'evento tragico è avvenuto a Giardini Naxos a Taormina, mentre Felice era in vacanza. Quindi, dopo aver espletato tutte le procedure burocratiche, è stata la figlia Norma a seguire il tutto. La salma è partita dalla Sicilia ed è arrivata a Paladina nella notte dell'altro ieri. E ieri mattina dalle 7 c'è stata una continua processione di amici, di tifosi, di colleghi e anche di autorità di Bergamo e non solo. È arrivato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giorgetti, lo vediamo nelle immagini. Tutti, a prescindere dal colore politico, si sono avvicinati al dolore di questo evento e il sindaco di Bergamo ha Lutto cittadino praticamente garantito che ci sarà un monumento per Gimondi nella sua città.
città. Beh, verrà ricordato Felice Gimondi anche al Giro di Lombardia, nella sua carriera ne ha 22 e ci sarà anche un pezzettino di Felice Gimondi, probabilmente il suo nome sulla maglia della nazionale, che il 29 di settembre si batterà per il titolo mondiale a Harrogate in Gran Bretagna. Torniamo di nuovo a Paladina da Ambrogi, vai. Sì, io sono in compagnia di un campione del mondo, Beppe Saroni, un vice campione del mondo GB Baronchelli. Partiamo dal più lontano di distanza. Un ricordo, prima parlavamo, mi raccontava, gli davamo del lei in gruppo. Ah beh, certo. Io avevo 19 anni quando siamo passati, Tista lo sa benissimo, ai corridori di questa grandezza, di questa importanza, davamo del lei, perché quello si usava allora. Erano, come Gimondi, ma come tanti altri, erano anche duri nei confronti dei giovani. Ma ci siamo accorti dopo che questa fermezza era un vantaggio per noi, perché ci insegnavano delle cose veramente importanti nel mondo del ciclismo. Lui, raccontavano, era maniacale nella preparazione, diceva un suo gregario Giancarlo Ferretti, viveva il ciclismo come un frate vive la religione. È una buona definizione? Beh, penso che Ferretti l'ha conosciuto bene, è stato gregario, è stato direttore sportivo, quindi penso che l'abbia conosciuto bene e credo che rispecchi veramente la realtà. Sicuramente Felice si è dedicato molto a questo sport e ha avuto anche molto, sia personalmente, e ha regalato anche tantissime soddisfazioni a tutti gli sportivi italiani. Un ricordo, mi diceva prima, ha fatto da paciere in una lite. Ecco, sì, io ricordo sempre con tanto piacere nel 77 in una tappa del Giro d'Italia, io e Moser in quel periodo ci scontravamo parecchio, addirittura in quella tappa che appunto si arrivava dal Trentino, si arrivava in Lombardia, quasi quasi si andava alle mani e lui è intervenuto per fortuna a placare i nostri animi, e quindi questo è un piacere. È una cosa bella che mi porterò sempre con me. Grazie, allora i ricordi avete sentito, proseguiranno, poi loro porteranno anche il feretro del grande campione. A voi la linea, Roma. Grazie, grazie ad Ambrogio. A proposito di Ferretti, no? Il soprannome Ferron si vuole proprio a Felice Gimondi, e raccontava proprio Ferretti che nel 75esimo compleanno di Felice Gimondi ha radunato tutti i suoi gregari e gli ha chiesto scusa perché ha detto: vi ho tirato tanto il collo ma vincevo soltanto io, e raccontava appunto sempre Ferron che spesso pretendeva talmente tanto dai compagni di squadra che un giorno proprio Ferroni disse: ma se fossimo tutti come te ci sarebbero 5 Gimondi, invece ce n'è soltanto uno. La rettitudine, la determinazione, la voglia di non mollare mai. Che cos'altro è stato Felice Gimondi? Felice Gimondi è stato un leader democratico, nel senso che lui si sentiva ovviamente il capitano delle varie formazioni che ha militato, non nelle quali ha militato, non sono state tante, no, perché esatto, lui ha avuto la Salvarani e la Bianchi. E la Bianchi fino alla fine della carriera. Una cosa che non tutti ricordano, questa rivalità che ha segnato la storia del ciclismo, ma Gimondi ha cominciato a vincere prima e ha finito dopo, con vittorie molto importanti anche dopo Merckx. La prima vittoria l'ha avuta nel 1960, aveva 17 anni, questo lo sono sicura che anche tu lo sai, a San Vincenzo, alla partenza del patronato San Vincenzo staccò tutti, ma invece alla prima gara arrivò in ritardo perché fu portato sul motocarro di suo zio, la corsa era finita, a Treviglio e non partecipò. Queste piccole curiosità, questi squarci di storia, ci piace insomma affidarveli, così come quando racconteremo di quando iniziò l'avventura con questa ardita rossa quando aveva 10 anni. Ancora altri ospiti al microfono del nostro collega Ambrogi, vai. Sì, siamo con il presidente federale di Rocco e Stefano Allocchio, vincitore di 4 tappe al Giro. Partirei dal presidente: cosa si può dire di questo grande campione? Beh, del campione lo testimonia tutta la grande folla qui, le testimonianze che si sono avute in questi giorni da parte di tutto il mondo, per cui era una dimensione davvero globale in assoluto. Sai, in particolare Felice forse è uno degli ultimi esempi della custodia dei valori della famiglia, dell'educazione, del rispetto degli altri, perché nonostante avesse una bella personalità, un bel carisma, poi era uno molto umile, molto riservato e sempre attento a chi incontrava, ascoltava molto.
per me insomma, dagli inizi della mia carriera è stato un maestro, perché ho iniziato nel 75 come segretario della Lega. Avevo già nel direttivo lui e Simonetti come in rappresentanza degli atleti, per cui come democrazia nel civismo eravamo un po' avanti, però felice ovviamente, non avendo io esperienza professionistica, ma mi ha illustrato la strada, mi ha accompagnato nel percorso. Poi il legame che avevo con Vittorio Torni, suo amico da sempre, perché aveva corso con le biciclette della mia famiglia, questo mi aveva facilitato il lavoro, ma con Felice c'è stato sempre un rapporto costante, continuo, fino all'ultimo appello, l'ultima telefonata che mi ha fatto dicendo che dovevamo intervenire perché non voleva più gli squadroni dei dilettanti e che bisognava ridurre il numero delle squadre e degli atleti per dare l'opportunità anche agli atleti delle piccole società di poter emergere, di avere possibilità, per cui su quello ci stiamo lavorando. E sono, come dire, indicazioni e consigli che detti da Gimondi poi fanno riflettere e ci devono farlo, assolutamente sì. Grazie al presidente Di Rocco. Io volevo un ricordo di Stefano Allocchio. Ieri la figlia Norma diceva: non ha mai mollato, ma sempre nel rispetto degli avversari e delle persone che ha trovato poi sul suo cammino nella vita una volta finito di correre. Sì, ha detto delle parole giuste, perché Felice era così. Anche adesso che io lavoro per l'RCS, per il Giro d'Italia, quando veniva alle nostre manifestazioni era sempre una persona delicata, però ti dava degli insegnamenti molto importanti. E quindi, come ha già detto anche Mauro Vegni, che è il direttore del Giro, per il Lombardia vedremo di fare qualcosa per lui. Ecco, questo è l'impegno anche. E per il momento la linea può tornare a Roma. Grazie, noi continuiamo a seguire ovviamente gli ospiti che si avvicineranno al tuo microfono, però ne approfittiamo anche per parlare un po' di questa famiglia meravigliosa, no? Questa moglie Tiziana, 51 anni assieme, le due figlie Norma e Federica, i due nipotini, i fratelli che saranno oggi presenti al funerale di Felice Gimondi. Quello che Felice raccontava sempre di Tiziana, diceva: è la persona più importante della mia vita. Ricordi quando dedicammo proprio a Felice Gimondi nel compleanno dei suoi 70 anni un nostro speciale, e lei a fatica si concesse per un'intervista, e doveva essere una sorpresa, ma quando poi Felice arrivò a casa lei gli disse: ho parlato di te, proprio non riuscivano a mentirsi. Il mio pensiero in questi giorni va particolarmente a Tiziana. Il timido bergamasco burbero innamorato di Gimondi, che prese il coraggio a due mani e si dichiarò a Diano Marina. Perché? Perché la Salvarani, Gimondi e Adorni, assieme ad altri compagni di squadra, frequentavano in ritiro questo albergo di Diano Marina, e la figlia dei proprietari è Tiziana Bersano, che all'epoca era giovanissima, era minorenne. Aveva 16 anni, si sono sposati poi a 19 anni. E Gimondi chiese ad Adorni: ma io devo tornarci in quell'albergo, aiutami anche tu. Adorni capì subito e inizia una meravigliosa storia d'amore. Vedo Ambrogi con Marino Basso, altro campione del mondo. Esatto, stavamo ricostruendo anche con Beppe Conti per quanti anni avessero corso insieme sia la Salvarani che la Bianchi. Com'era nel gruppo? Gimondi. Parli di Gimondi? Felice Gimondi com'era nel gruppo? Gimondi era un brontolone, perché siete... No, ma nel fatto piacevole, che ho capito il discorso, no. E lui, magari se io ero di dietro, mi diceva, ma aveva gli altri gregari, ma dove è il Neger? Mi chiamava Neger, no. E le dite, quando che dopo magari io venivo avanti, invece di andare direttamente, andavo dall'altra parte a posto, dove ti sta fino adesso? Quello che devo fare? Ma ho detto, che devo fare ancora 150 km, che ho paura. Scherzando, cioè, poi dopo... In Bergamasco. Esatto. Poi dopo praticamente era piacevolissimo, no? Perché dopo correvamo per vincere sia lui sia io e via dicendo, insomma, no? Ma altri gregari raccontavano che qualche volta si era scusato per avervi tirato troppo il collo. Ma è possibile, sì, perché i gregari poverini anche loro non era facile, non era, hai capito il discorso, bisognava un attimo anche farli respirare, perché sennò altrimenti non era, già capito tutto. Va bene, grazie Marino Basso, la linea a voi.
Siamo nati poveri, mi ha detto ieri Gianni Motta, che ho raggiunto al telefono. Ha detto: questa voglia di emergere, questa voglia di batterci. Io davanti al feretro di Felice sono andato e gli ho detto: se ho fatto qualcosa nei tuoi confronti ti chiedo scusa, tu le scuse me le farai là dove ti troverai. E queste sono state le parole di Gianni Motta. Intanto credo che si stia muovendo il feretro di Felice Gimondi dalla sala stampa, dalla camera ardente. Gli stendardi si stanno già posizionando per questa cerimonia che noi seguiremo, officiata da ben 3 rappresentanti, giusto? Sì, il parroco di Paladina è Don Vittorio Rossi, anche lui lo ringraziamo perché ci ha dato subito l'autorizzazione, previa autorizzazione della famiglia, a riprendere questa cerimonia. Il vescovo di Bergamo non può essere presente in quanto era lontano dalla città, e rappresenterà il vescovo Davide Pelucchi, che è il vicario generale della diocesi di Bergamo. La cerimonia si svolgerà nella parrocchia di Sant'Alessandro Martire, Sant'Alessandro peraltro che è il patrono di Bergamo. Abbiamo detto lutto cittadino ad Almè, a Paladina e a Sedrina, perché lo ricordiamo, nato a Sedrina Felice Gimondi. A proposito di quello che sono state le sue origini, abbiamo detto Auro, no? questa ardita rossa, questa bicicletta regalata da papà Mosè quando aveva 10 anni, lui, suo papà anche andava in bicicletta, mentre la sua mamma Angelina faceva la postina proprio a Sedrina, e per andare al Tour de France scrisse 2 lettere, una alle poste, all'ufficio postale di Sedrina, per chiedere il permesso, perché era stato nominato assistente postino e quindi doveva allontanarsi, e una ai genitori per chiedere il permesso di poter partecipare. Eh sì, il padre riparava macchine agricole, camion, era anche commerciante di pneumatici, e spesso Felice da ragazzo lo accompagnava, mi raccontava di questi viaggi lunghissimi sulle strade di allora, spesso sterrate, e andavano a riparare i mezzi agricoli di questa dura ma operosa terra bergamasca. Ecco, è proprio questo secondo me il carattere di Felice, no? Quando pensiamo alle parole splendide che gli ha dedicato Maurizio Ruggeri nel suo Gimondi e il cannibale, no? Dice: dietro la curva io ci sarò, cioè lui c'è sempre stato, al di là di quello che sono stati poi i risultati, la rivalità. Pensate che si sono incontrati all'Olimpiadi di Tokyo Felice Gimondi e Di Merckx, insomma, quindi rivali lo sono stati per molto tempo, però sono stati soprattutto gli animatori di un ciclismo che era un ciclismo particolare, perché negli anni del boom, l'Italia tra cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, e questo pubblico del ciclismo in cerca di eroi nuovi, no? Perché non c'era più Coppi, non c'era più Bartali, avevano bisogno di 2 eroi, quindi là dove si accende la rivalità sappiamo che il ciclismo riesce a dare il meglio di sé. E questo ragazzo va al Tour dell'Avenir, vince il Tour dell'Avenir, ma queste sono le immagini relative all'arrivo al Parco dei Principi, al Tour de France, credo, se non sbaglio. No, sì, no. Questo è il Mont Revard. Sempre del Tour, esatto. 65, che Felice... La cronometro. Sì, è la cronometro nella quale riuscì a battere Raymond Poulidor, mm-hmm, l'eterno secondo. In questo Tour Gimondi avrebbe dovuto fare da gregario a Vittorio Adorni. In realtà, strada facendo, si ritrovò in grandissima forma con un Gianni Motta che alla fine riuscì ad arrivare sul podio, e... Gimondi entrò nel cuore degli sportivi italiani e non solo. Sì. Io ricordo, e tu ancora meglio di me, Alessandra, quando Gimondi faceva le sue apparizioni al Tour, anche 30 anni dopo, era un idolo, perché con questa impresa, poi francesi lo sai, cioè quando vinci da giovane poi per tutta la vita ti portano nel cuore. Tra l'altro, tornando proprio al Tour dell'Avenir, lui l'anno quando partecipò al Tour dell'Avenir batté Lucien Aymar, che poi vinse il Tour nel 66, ed era considerato l'eroe di Anquetil che non era al Tour de France nel 65, quindi non costrinse ancora una volta Poulidor a non ottenere un risultato al Tour. Ma epica in assoluto c'è la sua Parigi-Roubaix, tra le vittorie più belle. Lui mi ha detto: io se dovessi scegliere una delle vittorie sceglierei la Roubaix. Perché secondo te? Alla Coppi, vinse alla Coppi, non aspettò la volata. A 40 km dall'arrivo si alzò sui pedali e se ne andò, distanziando di 4 minuti il secondo classificato. Ecco l'arrivo sul celeberrimo, mm-hmm, velodromo, mm-hmm, di Roubaix. Qui Felice aveva 23 anni e mezzo.
l'anno dopo il Tour de France, quindi figuratevi in Francia, cioè conquisti la maglia gialla e poi vai a vincere la Roubaix e poi dopo pochissimo tempo anche la Parigi-Bruxelles, la corsa delle due capitali. La vinse due volte la Parigi-Bruxelles, la vinse nel 66 e nel 76, a 10 anni di distanza. Eccola qui, eccola. Anche qui in solitaria. Eh sì. Tra l'altro Felice diceva che nel 66 è stato il suo più grande exploit questo, perché... Ecco, vediamo Gimondi qui alla Parigi-Bruxelles, poi stacchiamo subito perché sta arrivando il corteo. Esatto. Vediamo gli stendardi. Diano Marina, vedo, sì. Regione Lombardia, sì. Comune di Paladina, ecco, vi la chiederete il perché di Diano Marina. Diano Marina è il paese della moglie Tiziana Bersano e proprio lì si conobbero. Alla metà degli anni 60, Tiziana ho avuto modo di parlare con lei, ovviamente, è profondamente provata. Quando hai vissuto 51 anni con un'altra persona, non sai neanche più dove inizia la tua vita e dove inizia la vostra vita. Eccola la sala. È stata chiusa pochi minuti fa. Ecco, lasciamo scorrere la chiesa che ha gli effetti. È accompagnato dagli applausi di tutti gli sportivi e degli abitanti di Paladina. Baronchelli, c'è Gualazzini, c'è Bettoni a portare la bara. Ho visto Paolo Tiziana. Federica alla sinistra di Tiziana con il marito e a destra Norma. Tiziana che non ha mai lasciato la camera ardente, allestita proprio accanto alla chiesa di Sant'Alessandro. C'è Davide Cassani, vedo. Il primo signore che sta portando la barra accanto a Baronchelli è Bettineschi. Veramente un amico. Mm-hmm. Fu colui che organizzò assieme a Rai Sport 2 il compleanno e facemmo quella. Sono 70 anni di Felice Gimondi. 70 anni di 29. Felice, una trasmissione che a Felice piacque molto. E fra l'altro Tiziana ebbe modo di dire in quell'occasione capì quanto i bergamaschi volevano bene a Felice. 29 settembre del 2012. Alleluia di Leonard Cohen. When your faith was strong, but you needed truth. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied it to sono le note dell'alleluia di Leonard Cohen. She broke your throne and she cut your hair. And from her lips she drew. Moreno Argentin e Savoldelli che hanno portato la bara. Savoldelli è stato uno dei quattro bergamaschi a vincere il Giro d'Italia. Il primo fu Pesenti negli anni 30, poi Felice Gimondi, Ivan Gotti e Paolo Savoldelli. Siamo ormai all'interno della parrocchia di Sant'Alessandro Abate, qui a Paladina, a pochi chilometri da Bergamo. Abbiamo visto Michele Dancelli, Zilioli, Motta, tutti grandi avversari ma anche tanto amici di Felice. Molto
È molto bello e molto commovente che sul feretro di Felice ci siano delle rose bianche con la scritta "La tua Tiziana". Tra l'altro Tiziana ha raccontato le ultime ore dicendo: "Felice mi ha dato un bacio, mi ha detto torno tra un'ora, mi dispiace lasciarti ma vado a fare un bagno e torno tra un'ora". Faustino Coppi dietro il violinista. Vicario generale della diocesi di Bergamo, Monsignor Davide Pelucchi. Ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci siamo riuniti numerosi questa mattina in questa chiesa parrocchiale di Paladina per l'ultimo saluto a Felice Gimondi. È il saluto a un marito e a un padre che ha amato con intenso affetto e costante premura la sua famiglia. Una famiglia che non ha mai dimenticato anche quando gli impegni sportivi lo portavano lontano dalla sua casa. È il saluto a un campione del ciclismo conosciuto a livello mondiale, oltre che per le numerose vittorie conseguite anche per il suo stile umano. I suoi colleghi ricordano che quando non vinceva una gara e arrivava secondo, diceva: "Se hai dato il massimo, non recriminare". È il saluto ad un uomo nato nella nostra terra bergamasca. Se è vero, come è stato scritto in questi giorni, che il posto dove nasci ti lascia addosso un'impronta indelebile, allora Gimondi era fatto a immagine della Valle Brembana. Boschi e rocce, dolcezza e solidità, scoiattoli e fabbriche, poche parole e azioni concrete, sogni saldamente ancorati alla terra. È il saluto a un cristiano che ha sempre custodito la sua fede e che ora, come dice San Paolo, ha terminato la corsa. Questo saluto per noi cristiani si fa preghiera. Consegniamo Felice alla misericordia, all'abbraccio del Padre, perché purificato dei suoi peccati entri in paradiso di corsa, come ha corso con determinazione e tenacia sulle strade dell'Italia e dell'Europa, capace di vincere in salita, in cronometro e in volata, sulle strade più pianeggianti e su quelle più impervie, strade che egli ci ha insegnato a percorrere con fedeltà e onestà, come si dovrebbero percorrere le strade esistenziali delle diverse stagioni della vita. Si unisce a noi anche il Vescovo Francesco, che non potendo essere presente desidera far giungere la sua vicinanza affettuosa, la sua preghiera e le sue condoglianze alla moglie Tiziana, alle figlie Norma e Federica, agli amici, ai conoscenti e a tutte le autorità presenti. Ti do un bacio e mi dispiace, vado via per un'ora e tra un'ora ti rivedo. Questa è stata l'ultima frase
che Felice ha detto alla moglie Tiziana poco prima di morire venerdì scorso. L'ha salutata con una espressione d'amore, con un bacio, riassuntivo del bene che si sono voluti nei 51 anni di matrimonio. La nostra presenza raccolta, il nostro silenzio, la nostra preghiera vogliono essere un gesto d'amore e di gratitudine di cui facciamo umilmente dono a Felice Gimondi. Egli ci ha ricordato che l'uomo non trionfa mai del tutto, ma anche di fronte alla sconfitta quello che importa è lo sforzo per affrontare il proprio destino e solo grazie a questo sforzo si può raggiungere la vittoria nella sconfitta. Egli ci ha regalato un'eredità preziosa, ricordarci che la fatica è una medicina. Una frase che sinteticamente riassume la sua carriera sportiva diceva: partito a 22 anni dall'oratorio di Sedrina e giunto in giallo a Parigi. Noi la modifichiamo leggermente questa frase e diciamo: partito a 22 anni dall'oratorio di Sedrina e giunto ora in paradiso. Da questo traguardo gli chiediamo di continuare a sorriderci e di aiutarci a vivere da galantuomini la corsa della nostra vita. In questo abbraccio di grande amore affidiamo Felice nell'abbraccio di Dio, ci riconosciamo tutti poveri uomini davanti a Dio e con umiltà chiediamo il perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli a pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, concedi al nostro fratello Felice, che si è addormentato in Cristo, di risvegliarsi con Lui nella gioia della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ha parlato Vittorio Rossi, parroco di Paladina, questo paese all'inizio della Val Brembana. Adesso la parrocchiana Antonella Cattaneo leggerà la seconda lettera di San Paolo a Timoteo del Nuovo Testamento. San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, davanti a Dio e davanti a Cristo Gesù, che si manifesterà come Re quando verrà a giudicare i vivi e i morti, voglio farti una raccomandazione. Predica la parola di Dio. Insisti in ogni occasione. Rimprovera, raccomanda e incoraggia, usando tutta la tua pazienza e la tua capacità di insegnare. Perché ci sarà un tempo nel quale gli uomini non vorranno più ascoltare la sana dottrina, ma seguiranno le loro voglie. Si procureranno molti nuovi maestri, i quali insegneranno le cose che essi avranno voglia di ascoltare. Non daranno più ascolto alla verità e andranno dietro alle favole. Tu però sta sempre in guardia, sopporta le sofferenze, continua il tuo lavoro di predicatore del Vangelo, porta a termine il tuo impegno a servizio di Dio. Quanto a me, ormai è giunta l'ora di offrire la mia vita come sacrificio a Dio.
È il momento di iniziare il mio ultimo viaggio. Ho combattuto la buona battaglia. Sono arrivato fino al termine della mia corsa e ho conservato la fede. Ora mi aspetta il premio della vittoria. Il Signore, che è giudice giusto, mi consegnerà la corona di uomo giusto. Nell'ultimo giorno egli la consegnerà non solo a me, ma anche a tutti quelli che aspettano con amore il momento del suo ritorno. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù ricominciò a parlare, servendosi di parabole. Disse a quelli che lo ascoltavano: «Il regno di Dio è così. Un re preparò un grande banchetto per le nozze di suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, ma quelli non volevano venire. Allora mandò altri servi con quest'ordine: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, tutto è pronto, venite alla festa». Ma gli invitati non si lasciarono convincere e andarono a curare i loro affari, alcuni nei campi, altri ai loro commerci. Allora disse ai suoi servi: «Il banchetto è pronto, ma gli invitati non erano degni di venire. Perciò andate per le strade e invitate al banchetto tutti quelli che trovate». I servi uscirono nelle strade e radunarono tutti quelli che trovarono, buoni e cattivi. Così la sala del banchetto fu piena. Parola del Signore.
sì, Felice, cercherò di essere breve, come tu mi dicevi sempre. Riprendo un po' da dove ci ha detto il vicario generale all'inizio della messa alcuni pensieri. Vicario generale, Monsignor Davide Pelucchi, che in rappresentanza del Vescovo, impossibilitato a venire, ha voluto essere presente. Stiamo celebrando il funerale di un cristiano e ogni funerale cristiano è una celebrazione di solidarietà umana e di fede. Sentiamo innanzitutto il bisogno di stare in silenzio accanto alla moglie Tiziana, alle figlie Norma e Federica, a Davide e a Maurizio, ai fratelli Pinuccio e Alessio, a tutti i familiari, per condividere con loro il dolore, le sofferenze di questo momento. Quanti abbracci, quante strette di mano, quante lacrime in questi giorni. Sentiamo anche il bisogno di ripercorrere l'intensa vita di questo uomo e di questo campione, che ha ricercato nella sua vita i valori di sempre. Innanzitutto il valore della famiglia, poi quello del lavoro, poi quella della fede dei semplici di queste nostre terre. Ha ricercato le virtù della costanza, della tenacia, dell'onestà, della prudenza, della fedeltà. Abbiamo bisogno di fare memoria. Ciascuno di noi potrebbe ricordare 1, 10, 100 episodi in cui Gimondi è entrato nella nostra vita. Per dirgli grazie. Grazie delle sue vittorie di campione, che infondevano coraggio, orgoglio e gioia anche agli italiani che erano all'estero a lavorare, come boscaioli in Savoia, per esempio, o come minatori in Belgio. Grazie anche per le sue sconfitte da campione. Ci ha insegnato a lottare sempre, a non cedere mai, a non arrendersi mai, perché nella vita non si può sempre vincere. Ma siamo qui in questo momento per sentire la presenza del Signore, per pregare per Felice, per la sua famiglia, per tutti noi, per chiedere al Signore il conforto alla nostra sofferenza, per chiedere a Lui luce a tanti nostri interrogativi oscuri, perché Lui ci illumina attraverso la Sua parola. Il breve brano di lettera che abbiamo ascoltato, una lettera che San Paolo ha scritto al discepolo Timoteo, ci dice che al termine della nostra corsa, della nostra lotta, se abbiamo conservato la fede in Lui, se avremo cercato di fare il bene e di evitare il male, ci sarà consegnata la corona di uomo giusto, il premio della vittoria. Ma che cos'è questa corona? Che cos'è questo premio? È il regno dei cieli di cui si parla nel brano di Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato. Ma che cos'è questo regno di Dio? Che cos'è questo regno dei cieli? Gesù lo paragona a un banchetto di nozze, a un banchetto al quale tutti possono partecipare. E per quei tempi in cui la gente faticava ad avere da mangiare ogni giorno, il poter partecipare a un banchetto costituiva un momento di tanta felicità. Oggi,
con un po' di giusto coraggio, perché con la parola di Dio non possiamo scherzare, potremmo comunque ascoltare Gesù che attualizza la sua parabola. A cosa paragonerò il regno dei cieli? Il regno dei cieli è simile a una gran fondo in bicicletta che ha come lunghezza l'infinito dell'universo e come durata l'eternità. Tutti insieme, pedalatori di ogni genere, assieme a Felice, in questa gran fondo dove tutti si sentono vincitori. No, aspetta, si rivolge Gimondi al grande direttore di corsa che è Dio stesso. Ma la mia famiglia, i miei cari, mica li posso lasciare ancora soli. Sta tranquillo, Felice, perché qui non è come sulla terra. Qui, lascia fare a me, tutte le tue persone care sono qui presenti. Guarda, sono là, tutte su quella grande ammiraglia. Perché qui in paradiso l'unica legge che esiste è quella della felicità vera, della felicità senza alcuna limitazione. Perché qui l'unica legge è quella dell'amore vero, dell'amore senza alcuna limitazione. Ci ha lodato Gesù Cristo. Ha parlato una delle persone più care, più vicine a Felice per tutta la vita, Don Mansueto Callioni, che è il parroco di Almè, amico intimo, confessore spirituale di Felice e di tutta la sua famiglia. Il parroco Don Vittorio Rossi, il parroco di Paladina, ha voluto proprio che Don Mansueto Callioni facesse questo intervento in virtù dell'amicizia lunga e profonda che c'era tra Felice e Don Mansueto. In suffragio del nostro fratello Felice, supplichiamo ora il Signore Gesù che ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se è morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Perché il Signore confermi il popolo cristiano nella fede e nell'unità della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questo nostro fratello defunto Felice, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore lo accolga nella comunione dei santi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i fedeli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, perché il Signore li accolga nella luce del suo volto, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli e sorelle che sono nel dolore, perché il Signore li aiuti e li consoli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi qui raccolti nella fede di Cristo, perché il Signore ci riunisca un giorno con i nostri cari defunti nel suo regno glorioso, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Felice, sono nato qualche mese dopo la tua vittoria al Tour e quindi sono stato giovane quando la tua carriera era già finita. Eppure anche da adulto, passando per strade non solo bergamasche, più di una volta mi sono sentito gridare da bordo strada: dai Gimondi. Io chiaramente non ero te, ma tu eri me. E così nel tuo nome mi sono sentito spinto quasi più che se avessero azzeccato per caso il mio nome giusto. Tu eri me, tu eri noi. Così alla tua grande fama, anche noi semplici cicloamatori, abbiamo potuto partecipare. Partecipare insieme a vincere è un verbo chiave del vocabolario sportivo. L'importante non è vincere,
ma partecipare, sostiene il motto olimpico. Ma tu stesso di una tua importante vittoria hai detto: meglio prima senza Merckx che secondo con Merckx. Sia sui pedali che giù dalla bici, importante è sia vincere sia imparare a perdere, senza lasciarsi però sconfiggere, senza cioè smettere di cercare di dare il meglio di sé. Grazie perché questo hai fatto, con e senza Merckx. Ogni nostro successo in questa vita è solo una vittoria di tappa. Il giro della terra e del cielo lo vince solo l'unico nostro e comune capitano, il Signore Gesù, crocefisso e risorto. Come capitano inseparabile da noi, suoi gregari, egli vuole che partecipiamo alla sua vittoria, perché l'unica gara davvero decisiva è quella che lui, con noi e per noi, ha vinto, quella contro il peccato e la morte. Ciò che è veramente importante non è né riuscire a vincere né saper perdere, ma poter partecipare alla vittoria di Cristo. Dopo essere stato campione in terra, caro Felice, tu possa esserlo anche in cielo, partecipando alla vittoria di Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Lasciamo un attimo di silenzio in cui ognuno di noi rivolge al Signore la propria preghiera del cuore. Per Felice. Sì, misericordioso Padre, verso il nostro fratello Felice, non imputargli a condanna ciò che ha fatto nella vita terrena, perché il suo cuore desiderò mantenersi fedele alla tua volontà. Il vincolo della vera fede lo congiunse qua giù alla comunità dei fedeli. La tua misericordia lo unisca ora al coro degli angeli in cielo, per Cristo nostro Signore.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con amore, o Padre, il nostro fratello Felice, per il quale ti offriamo questo sacrificio. Perdona tutte le sue colpe e cancella in lui ogni traccia di umana fragilità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Don Vittorio Rossi sta celebrando questa messa, il parroco di Paladina, questo paese di 4.000 abitanti della provincia di Bergamo, dove Gimondi viveva assieme alla sua famiglia. Gimondi era originario di Sedrina, pochi chilometri da qui, verso nord, sempre nella Valle Brembana. Poi ha vissuto ad Almè, il paese dei suoi genitori, e da tanto tempo viveva a Paladina. Paladina gli sta dando l'ultimo saluto. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Felice, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. E ricordati di tutti i nostri morti, che affidiamo alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con il Santo Martire Alessandro e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza delle parole del Vangelo, dalla testimonianza di vita di Felice, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei cieli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la comunione i due sacerdoti andando in fondo alla chiesa, due a metà chiesa e due ai piedi dell'altare. Thank you.
Siamo ormai nella parte finale di questa celebrazione funebre per Felice Gimondi all'interno della chiesa di Sant'Alessandro Martire a Paladina, il luogo in provincia di Bergamo, pochi chilometri da Bergamo, dove Gimondi viveva assieme alla propria famiglia. Abbiamo visto in chiesa il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, c'è anche il sindaco di Paladina Gianmaria Brignoli, e poi Marco Toriani, Marino Vigna l'Olimpionico, Guerini, Fanini. Scritta da Norma Federica e Tiziana Gimondi ed è stata letta dal marito di Federica. Questa lettera che racchiude tutti i sentimenti e l'amore, come è stato sottolineato più volte durante questo rito funebre che è stato alla base della vita di Felice Gimondi. La famiglia esprimo il grazie dal profondo del cuore per le tante, tante persone che in questi giorni si sono unite in tante forme, nei messaggi, nella visita, nella preghiera, con una stretta, con un abbraccio. Grazie a tutte le autorità presenti oggi, grazie all'amministrazione anche della collaborazione di questi giorni. Ecco il grazie a tutti, indistintamente. Che si fa un grande abbraccio per Felice, che lo affidiamo oggi nell'abbraccio di Dio. Come parroco non voglio aggiungere grandi parole alle parole sapienti del vicario generale, di Don Mansueto. Voglio però anch'io salutare Felice. Innanzitutto come grande uomo, è detto tutto uomo. Come marito, grande marito. Come grande papà. Oso dire come fratello. Posso dire come grande ciclista, maestro di vita e guida per i giovani atleti. Oggi c'è una rappresentanza dei ragazzi, trasmettendo passione col sacrificio e i veri valori sportivi del ciclismo, che mi auguro non siano mai dimenticati. Voglio salutarlo, sono state scritte tante, tante belle parole. Ma la parola più bella è stata la sua vita,
e voglio salutarlo con le sue parole. Ho vissuto tanti passaggi non facili, impegnativi, a volte difficili, ma con grandi soddisfazioni. Se dovessi tornare indietro, rifarei il ciclista, anche quando le prendevo, anche quando prendevo l'acqua, anche quando faticavo. L'unica mia malinconia o nostalgia è non essere stato vicino a mia moglie i primi anni di matrimonio, non aver vissuto l'infanzia delle mie due figlie, perché queste cose qui credo che valgano più di tutte le vittorie del mondo. Le sue parole ci ricordano, come ricordate anche dal vicario generale in quel bacio, il suo grande amore per la moglie Tiziana, il suo grande amore, immenso amore per le figlie Norma e Federica. Ringraziate il Signore di aver avuto accanto il papà finora. In questo abbraccio noi oggi lo affidiamo al Signore. In questo momento di immenso dolore per la morte improvvisa di Felice, in modo particolare per voi familiari, chiediamo al Signore il conforto della fede e lo ringraziamo per tutti i benefici che gli ha concesso nella sua vita terrena e per tutto il bene da lui compiuto. Qualcuno ha scritto: ci hai fatto felici. Ecco, la vita, scrive Pablo Coelho, è come una grande gara in bicicletta. E Felice ha raggiunto il traguardo dell'incontro con il Signore. In questo abbraccio corale di tutta l'Italia, di cui noi siamo rappresentanti, di tutto il mondo, lo affidiamo nell'abbraccio dell'infinito amore di Dio. Sii felice. Addio. Arrivederci in Dio. Un lungo applauso a concludere in qualche modo questo rito funebre composto, misurato, dove abbiamo sentito tanto amore in ogni parola pronunciata. Io rinnovo i ringraziamenti al parroco Don Vittorio Rossi che ha consentito, assieme alla Curia di Bergamo, di poter essere presenti con le nostre telecamere in diretta all'interno della chiesa di Sant'Alessandro Martire. Nostro fratello, di partecipare al banchetto del cielo per Cristo nostro Signore. Prima dell'ultima preghiera, Felice era devoto alla mamma in cielo, a Maria Santissima, che noi oggi invochiamo porta del cielo, la meta. Lei gli apre oggi, spalanca le porte del paradiso. La sua maglia gialla l'ha voluta offrire alla Madonna della Cornabusa e noi oggi vogliamo salutarlo con la preghiera dedicata a Maria, l'Ave Maria. Ci sediamo.
E ora l'applauso che accompagna tra pochissimo la conclusione della cerimonia che abbiamo seguito in diretta qui con voi. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. Thank you.
il Signore sia con voi. Ci benedica e ci accompagni sempre. Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace. Nel canto accompagniamo ora Felice nell'abbraccio nella piazza. Come forse avrete notato, non ci sono state inquadrature dei familiari di Felice Gimondi durante la cerimonia. Ci è stato chiesto espressamente da Tiziana, con una motivazione la più umana e dolce possibile. Ci ha detto: è giusto che ci sia la diretta televisiva perché tanti sono in ferie e non sarebbero potuti venire qui a Paladina, ma se io voglio piangere mio marito voglio farlo liberamente senza essere inquadrata dalle telecamere. Naturalmente noi abbiamo rispettato questa volontà e i familiari li vedremo adesso seguire il feretro all'uscita della chiesa di Sant'Alessandro Martire. C'è stato un bacio adesso proprio di Tiziana, che non ha mai lasciato la camera ardente in questi giorni e che era con lui venerdì scorso in Sicilia. Tra le persone che abbiamo visto abbiamo inquadrato anche Sergio Parsani, è stato inquadrato anche Sergio Parsani che ieri mi diceva: faccio fatica a pensare che non ci sia più. Beh, lui è passato insieme, è diventato professionista e ha fatto 5 anni, è stato 5 anni con lui, dal 73 al 78, hanno dormito compagni di camera. E mi raccontava, lui mi ha insegnato l'umiltà, la determinazione, la voglia di non mollare mai. E mi ha detto: se me lo ricordo brontolone e me lo ricordo sempre con quella determinazione e quella voglia di essere il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Ho ascoltato ieri una dichiarazione di Ernesto Colnago, 87 anni. È stato uno dei primi ad arrivare alla camera ardente di Felice e gli hanno chiesto: ma lei che l'ho visto correre con Merx? E Colnago ha risposto: Merx vinceva di più di Felice, è vero, ma quando toccava Felice ti lasciava qualcosa di italiano dentro. Io l'ho trovato una frase fantastica, è proprio così, quella maglia azzurra, prima della Salvarani e poi la nazionale, è stato 10 volte in nazionale Felice Gimondi, è salito sul podio al secondo posto e al terzo posto e poi vinse in quella mitica volata del Montjuic a Barcellona. Ti lascia qualcosa di italiano dentro. Oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è uno splendido articolo di Walter Veltroni che inizia proprio dicendo: ma che sei Gimondi? E dice proprio quelli che oggi si sentono orfani di un pezzetto di infanzia, tutti quelli della classe, diciamo, dei cinquantenni di oggi, hanno vissuto sulle spiagge con Felice Gimondi, giocando alle biglie, no? In un periodo questo estivo si pensa a quanti di noi, quanti ragazzi hanno scoperto e ha imparato ad amare questo sport straordinario che è il ciclismo, proprio giocando con le biglie. C'era chiaramente quell'arancione di Felice Gimondi e quella arancione di Eddy Merckx contro quella di Felice Gimondi. Un Gimondi che in qualche occasione ha raccontato anche delle bugie, poi però sì, non riusciva a tenerle dentro. La più significativa da ricordare fu quel mondiale di Leicester nel 1970, quella volata con Jean-Pierre Monseret, povero Monseret, lo sfortunatissimo belga. Monseret, dopo il traguardo, disse: Gimondi voleva vincere lui, mi ha offerto dei soldi. E Gimondi smentì per timore che scoppiasse uno scandalo. E dopo Gimondi disse: no, Jean-Pierre aveva ragione. Jean-Pierre sarebbe morto, sì, dopo qualche mese, investito da una macchina durante una kermesse. E Gimondi convocò una conferenza stampa e disse: Jean-Pierre aveva detto la verità quella volta. Io avevo offerto una ricompensa se mi avesse lasciato vincere il mondiale. Sarebbe stato il coronamento di una carriera.
Io smentii, ma dissi una bugia, e in questo momento vorrei dire a tutti che Monserrat aveva detto la verità. Quindi si è cosparso il capo di cenere, ma in memoria del suo amico e collega lo dichiarò a tutti. Che vinse poi il campionato del mondo, come diceva sempre, come dice spesso Eddy Merckx, non si può mai lasciare, nel senso di vendere una corsa che vogliamo, che pensiamo di vincere. Però ecco, mi sentivo di dire una cosa guardando tantissimi omaggi, intanto Francesco Moser, che vediamo con tantissimi che non abbiamo nominato tutti, che via via incontreremo adesso, che usciranno dalla chiesa. Quindi nei tanti omaggi che la RAI ha fatto in questi giorni a Felice Gimondi, ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, quello legato al suo Tour de France del 65, in cui lui racconta e si commuove, e racconta di quando suo papà, per non disturbarlo, lo aspettò fuori davanti a un albergo seduto su un muretto, e nessuno gli aveva detto che c'era suo padre. Lui uscì e gli disse: ma perché sei qua? Perché sei qui fuori? Non ti volevo disturbare. E questo era il suo racconto, con gli occhi pieni di lacrime, mentre intanto adesso seguiamo proprio il feretro che lascia la chiesa di Sant'Alessandro Martire. Sentiamo sempre sullo sfondo la magnifica voce di Leslie Abbadini, la cantante milanese che ha accompagnato questa cerimonia. Tantissima gente anche soprattutto fuori, perché non c'era spazio, non c'era posto. Intanto l'applauso, tanti applausi oggi per Felice. Tante maglie di amatori, abbiamo visto tante maglie di amatori, tanti giovani, abbiamo visto però pochi corridori del gruppo Auro, pochi di corridori oggi. Di oggi, sì. Questo è forse il... È anche periodo di gare, Alessandra, sì. C'è chi sta preparando la Vuelta, chi sta correndo, ormai il ciclismo è diventato globale, ai tempi di Felice Gimondi era sostanzialmente europeo, adesso chi si allena per la Vuelta in altura... E quindi sarebbe stato complicato abbandonare questi luoghi per venire a salutare Gimondi. I suoi compagni. Il nuovo Gimondi tutti, c'è in gruppo. Sì. È Nibali. Nibali è uno dei pochi, assieme a Felice, che ha vinto tutti e tre i grandi giri. Certo, gli manca ancora la tripla il campionato corona, del sono mondo. Sono i sette. Beh, solo per il campionato del mondo quest'anno la vedo un po'. Difficile per Vincenzo Nibali, però chissà, non si può. Ci ha abituato a tante sorprese. Esatto. Ci ha abituato. Abbiamo parlato appunto della tripla corona, lo ricordiamo, sono sette i corridori che hanno vinto Giro, Tour e Vuelta. Parliamo di Anquetil, Merckx, Hinault, e Gimondi, Nibali, Froome e Contador. Questo piccolo club riservato dove ci sono due italiani. Felice Gimondi se n'è andato nuotando, se n'è andato da atleta, Alessandra. Lui amava molto il mare, me lo diceva proprio Sergio, amava moltissimo il mare. Poi mi ha colpito anche molto la scelta della foto, non è stata una foto incorniciata così, messa via velocemente, no? Perché è stata una scomparsa improvvisa quella di Felice, non ha sofferto, non è stata una malattia, non ha... Al termine di una malattia. E quella foto lì è la foto che è scelta proprio da Tiziana e messa in cornice, e accanto alla poltrona dove Tiziana si siede c'è sempre questa fotografia di Felice a Paladina, ed è stata quella foto che da casa è stata portata in chiesa, proprio per ancora di più rinforzare quel concetto di amore e di famiglia che è stato più volte sottolineato nel corso della cerimonia funebre. Felice amava ripetere: si può perdere, si può arrivare secondi, terzi, quinti e anche decimi, dare tutto. Ma si è utili anche a perdere, l'importante è avercela messa tutta. Una delle cose più
grandi di Felice Gimondi fu il suo ultimo Giro d'Italia, quando aiutò De Muyink, cioè uno come Gimondi che ha fatto la storia del ciclismo, che ha vinto 3 Giri d'Italia e 9 volte è salito sul podio. L'ultima sua recita ha fatto sì che vincesse il suo capitano, che manco era italiano, era un belga, ma lui lo fece volentieri e fu per lui l'ennesima vittoria. E proprio a proposito di quel Giro d'Italia, in un'intervista lui mi raccontò, mi disse due cose: io non ho pianto molte volte, perché noi bergamaschi siamo fatti così, no? Schiena dritta e pedalare. E mi disse: uno dei momenti in cui ho pianto fu proprio nel 1978, quando misi la bici al di là delle transenne e capì che la mia carriera da sportivo era finita e che iniziava la vita. E in quel momento piansi di dolore perché stavo concludendo una carriera, ma anche di gioia perché andavo verso una nuova vita. Aveva poco più di 34 anni. Intanto l'applauso. Un lunghissimo applauso. Informa Alberto Ambrogi che tra il pubblico che ha seguito la cerimonia e questo funerale c'è anche Giancarlo Ferretti. Ecco, io vorrei, non appena si potrà, sentire e chiudere questa diretta proprio con la testimonianza della persona che forse più di ogni altro ha voluto bene a Gimondi. Ferretti è stato prima compagno di squadra e poi suo direttore sportivo per volontà dello stesso Gimondi alla Salvarani. E Ferretti ebbe modo di dire: nella vita ci sono dei treni che passano, se sei fortunato su questi treni bisogna salirci. Il mio treno era felice, è stato felice. E raccontava proprio Ferron, no? L'abbiamo detto all'inizio di questo appuntamento, di questa lunga diretta, raccontava Ferron, appunto, per tutti Ferron, il soprannome gli è stato dato da Felice, che quando dormivano in camera assieme, la notte si parlava di tattica, no? Io la vedevo in questo modo, lui la vedeva in un altro, non sempre era d'accordo, e poi al mattino mi diceva: vabbè, facciamo come hai detto tu. Quindi alla fine riconosceva a Giancarlo Ferretti il talento. E quella camminata sulla spiaggia del Giro della Catalogna quando prese 69, prese parecchi minuti a cronometro, da Merckx non se ne capacitava. No. Eppure l'aveva già incontrato più volte, però sai, a cronometro lui era comunque considerato l'erede di Anquetil, l'abbiamo detto, quindi non voleva perdere. E tornando a quello che dicevo prima per quanto riguarda i momenti di commozione di Felice, mi ha detto: il momento di gioia pura non l'ho provato per me, ma l'ho provato per Marco Pantani nel 98, quando ho alzato il braccio al Tour de France vinto da Marco Pantani nel 98, 35 anni dopo Felice Gimondi. E me lo ricordo ancora, quel gesto di quel braccio preso e tirato su. E due anni dopo Alessandra, Felice fu chiamato da patron Romano Cenni alla Mercatone 1 per cercare di ridare motivazioni a Marco, che era caduto nel tunnel di quel disastro psicofisico di Madonna di Campiglio, e ce la mise tutta Felice, però alla fine ammise. Fa: Marco è uno che non si lascia consigliare, alle sue idee vanno anche rispettate. E al Mont Ventoux nel 2000 Felice Gimondi restò in postazione cronaca con me e Davide Cassani. E quando Marco tagliò il traguardo prima di Armstrong, disse: che bello, è tornato. E anche lì lessi la commozione. Mi voleva bene. In Felice Gimondi riguardo a Pantani. Però questo sodalizio durò poco, tant'è che alla fine Felice decise di lasciare la presidenza onoraria della Mercatone. Torniamo di nuovo dal nostro collega Ambrogi, che è proprio con Giancarlo Ferron e con Davide Giancarlo Boifava. Ferretti e Boifava. A te Alberto, abbiamo ancora qualche minuto e poi chiuderemo questa diretta. Prego. Sì, si è appena girato per salutare l'amico che sta lasciando qui la piazza di Paladina, una mattinata faticosa, una mattinata pesante, tanta tristezza nel cuore, Ferretti. Sì, tanta. Non so cosa dire in questo momento. Allora affidiamoci ai ricordi. Alessandro De Stefano, il direttore, in studio dicevano che in camera parlavate di tattica, ma prima di parlare di tattica
mi raccontava che quando eravate a tavola c'era un cenno che vi faceva, che faceva Gimondi, il cenno, sì. Che faceva sempre così col braccio. Voleva dire che quando eravamo in corsa, fare così vuol dire andare davanti, perché Gimondi correva sempre nei primi cinque. E noi non eravamo sempre all'altezza di stare nei primi cinque, finché una sera gli dissi, perché io dormivo in camera con lui. Eh sì, e c'era il rito prima di salire in camera, mi raccontava prima, cosa bevevate prima di addormentarvi? Vabbè, ma questo è un altro, questo è MERS, che era l'amicizia, ma questo segno, quello che dissi poi sì. In camera a Gimondi, che ascolto Felice, se tutte le volte che tu sei davanti, ci vuoi davanti tutti, noi non ce la facciamo, se no saremmo tutti Gimondi come te, quindi sei da solo ormai, perché che va come te non ce n'è tanti. Questo è un po' il cenno che fece o faceva Gimondi, questo era uno del... C'era anche l'aneddoto del whisky e della sigaretta prima. No, Gimondi. Ah no, non con Gimondi. No, va bene. Questo era MERS. Ah ok, con MERS. Va bene. E siamo anche con Davide Boifava, che ha corso con Gimondi come avversario in gruppo. Com'era in gruppo Gimondi? Ma Felice è stato un grande, perciò io ho avuto l'onore di correre con lui, di essere scelto, di fare un trofeo baracche con lui. Con partenza da Bergamo, arrivo a Brescia, nella mia città, nello stadio, perciò per me è un ricordo che mi porterò sempre dentro. Con Felice eravamo molto, siamo mai stati in squadra insieme, però eravamo molto in contatto, ci incontravamo le fiere e questo, e lui, io che porterò sempre con me, un grande insegnamento che mi ha dato Felice, entusiasmo e lealtà, e perciò è un grande insegnamento per tutti noi della famiglia del ciclismo. Grazie. Per il momento è tutto, stiamo aspettando Argentin, la linea studio, allo studio. Grazie Alberto, non so se avremo modo di sentire Moreno Argentin, ma so che tu ti occuperai di fare i servizi per i telegiornali, avremo modo di ascoltarlo nei nostri telegiornali. Prima di chiudere vi volevamo lasciare tra l'altro con una piccola chiusura che abbiamo scelto per voi, un commento Auro di questa... È un commento, questa è una trasmissione che mai avremmo voluto fare, perché 76 anni... sono obiettivamente pochi, insomma, è stato bene, lo sentivamo spesso al telefono, Felice avrebbe dovuto stare con noi ancora a lungo, però il destino non si sa mai quando ti presenti il conto, e a lui l'ha presentato a Giardini Naxos, vicino a Taormina, il 16 agosto, 4 giorni fa. Noi abbiamo cercato con la nostra diretta di rendere partecipi tutti coloro che gli hanno voluto bene, sono state milioni di persone, soprattutto quelle di una certa età, i cinquantenni, sessantenni, settantenni. Gimondi, solo la parola, no, ti evoca il ciclismo e ti evoca un fuoriclasse dello sport. E quindi oggi a Paladina abbiamo voluto essere presenti come Rai Sport. Io vorrei ringraziare Laura Ferraresi, regista in loco della sede Rai di Milano, il nostro Spolettini qui a Saxa Rubra, Marco, il coordinamento di Patrizia Rubino, e te Alessandra, che come sempre con grande affetto, l'affetto che hai dimostrato nei confronti di Felice, l'hai accompagnato anche oggi. Sapeva che ero merxiana, nel midollo, mi diceva sempre il tuo amico Eddie. A proposito del tuo amico Eddie, che oggi non c'era, penso che abbia sofferto molto Eddie Merckx di questa scomparsa. Sì, ha chiamato Tiziana e ha detto: Tiziana, io verrò a trovarvi ma non sto bene. Non volermene, ma non riesco a essere oggi a Bergamo. E Eddie lo chiamava G-Mondiale, una piccola cosa a proposito di questo G-Mondiale. Grazie a Auro Bulbarelli, grazie a tutti. Noi vi lasciamo con un bellissimo affresco, secondo me, dedicato a Gimondi, che è la canzone che ha scritto Enrico Ruggeri nel 2000, appunto, il cannibale e il campione. Gimondi e il cannibale. Però bisogna anche specificare che quella fu l'occasione in cui Enrico Ruggeri venne a Bergamo qui. E Gimondi era fra il pubblico, sì. E Gimondi alla fine si commosse. Si commosse ascoltando queste Grazie a tutti, canzoni. Vi lasciamo a questo live ormai di qualche anno fa che andò in onda su Rai Sport. Grazie. Buona giornata.
la gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale per me e devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota, io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non ci sarà più qualcuno dei miei. Tutta quella gente che ti grida non ti fermare. E tu che mi vuoi lasciare, non mi guardare, non risponderò. Scivolano case tra persone fuori a guardare. Ci sarà riparo al vento lungo questo pavé. Ci sarà la polvere che nel respiro mi sale. Io non mi lascio andare, non ti voltare, sai che ci sarò. Ancora più solo di prima, c'è già il cannibale in cima e io che devo volare a prenderlo. Sudore di gente dispersa, di maglia di lingua diversa, ma io il cuore io voglio spenderlo. E quanto tempo passerà in mezzo a noi? Ancora non lo so, ma dietro alla tua ruota io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non ci sarà più qualcuno con noi. Devi dare tutto prima che ti faccia passare. Io non mi lascio andare, sai che ci sarò. Scivolano vite, due destini persi nel sole. L'orologio prende il tempo batte per noi. Non c'è più chi perde o vince quando il tempo non vuole. Quando la strada sale, non mi chiamare, non risponderò. E più chilometri alle spalle, 100 da fare. L'orologio prende il tempo batte per noi. Non c'è più chi perde o vince quando il tempo non vuole. Quando la strada sale, non ti voltare, sai che ci sarò.